Hogsmeade, sto arrivando.
Hola, hola raga, come va? Spero tutto bene, buon lunedì a tutti. E niente, bello il lunedì, fantastico, giorno meraviglioso. Vorrei farvi notare le occhiaie come sempre, anche i miei capelli da pazza squilibrata. Buon caffè a me. Raga, come vedete dal titolo, continuiamo con Hogwarts Legacy, non vedo l'ora. Ci eravamo lasciati ad Hogsmeade. Avevo già fatto tutte le missioni più o meno legate ad Hogsmeade. Non so che cavolo mi rimaneva. Ma mo, vediamo subito che mi manca. Uè, ciao Vince, come va? Buon pomeriggio. Oh, ciao! Ciao Link! Ciao a tutti, raga! Aspettate, vi faccio gli shoutini. Ah! Come state? Come state? Stavo dicendo che stavo augurando il buon lunedì a tutti. Ma che cazzo ho fatto? Aspettate. Buon lunedì a tutti, anche se lunedì è una giornata, diciamo, bruttina. Però, vabbè. Ecco qua, Vince. Ah, ok, Vince, tu hai fatto già per Link. Ottimo, ottimo. Thank you. Grazie mille, grazie per il supporto. Comunque, raga, ho intenzione appunto di portare Hogwarts Legacy. Volevo venire alle due precise spaccate in live. E invece, accendo il PC, Valerio non so che mi ha combinato, ma ha scambiato gli schermi. Quindi, attimi di panico, non sapevo che cavolo dovevo fare. Ah, tra l'altro, Valerio mi ha pure modificato delle impostazioni di gioco. Me la fatte un poco più avanzate, spero che funzioni tutto. Mamma mia, speriamo. Mo vediamo. Scusate, raga, mi finisco il caffettino e vengo subito. Mamma mia, che sonno. Alla salute. Allora, facciamo full screen subito. Vediamo, che strano che c'ho la chat qua, il gioco qua, non mi trovo, aiuto! Perché deve cambiare sempre qualcosa Valerio al PC? Non lo so, vabbè, il suo PC, però, cioè, che motivo c'ha di cambiarmi queste cosine qui? Ah, aspettate che modifico anche l'audio, secondo me così è meglio, che magari si sente anche meglio il gioco. Dialogo, ma no, sono dire. No, ok, non esce. Tra l'altro mi devo ricordare pure i comandi. Mamma mia, come sto messa. No, no, che cazzo. Ok. Partiamo bene. Eccoci qui con il nostro libricino, il nostro menu. Il nostro menu. Ma l'ho messa la categoria, la raga? Sì, Hogwarts Legacy. Ok. T'a posto. Bene, bene. Si può iniziare, direi. Sì, vabbè, che cavolo. Aspettate, ecco qua. Allora, stiamo così, B. Si vede bene, sì. Ti ho cambiato delle impostazioni, raga. Sì, penso che si veda bene. Io intanto giro in tondo. E gira tutto intorno alla stanza. Ok, si vede bene. Sì, dai. Wow, cazzo, quanto cazzo è. Ma che è? Bellissimo qua. Marò, raga. Io non posso fare a meno di osservare tutti i cavolo di dettagli che mi si presentano davanti. Mamma mia. Non ho parole per. Oh! Ah, ho sbloccato un altro posticino Come qui. dico sempre, viaggiare apre la mente. Ok, ti credo sorella, va bene. Oh, com'è che si faceva? RT? Y, Lumos, no, pazzo! X. Lumus, così, a cazzo. C'era qualcosa. Ah no, è un gabbiano o una civetta. Più una civetta che un gabbiano, direi. Ok, perfetto, presa la paginetta. E chi è? Sebastian? Ah, ma quindi io avevo fatto già tutte cose. Mi ricordo. Missioni.
Visita Hogsmeade e compra il necessario per la scuola. Vabbè, ho comprato le cose che mi richiedeva, cioè quelle gratis. Cioè il resto me lo risparmio perché... Oddio, gattino, ciao! No, no, non perdiamo tempo a toccare i micini. Anche se mi piacerebbe tanto stare solo ad accarezzare i micini in giro per lo scenario. Però andiamo da Sebastian perché direi che il nostro l'abbiamo fatto. In realtà io continuerei a farmi un giro, ma non vorrei deviare troppo. Non vorrei deviare troppo. Oddio, ma sta bancarella sapete a cosa mi fa pensare? I cosi, i gemelli, i fratelli di Ron che vendevano i fuochi d'artificio, tutte le schifezze. Fantastici, fantastici. Guardate là, Marò, vorrei vivere lì, proprio lì, proprio lì. Proprio in quella... Oddio, aspettate. No, ma non me lo fa in acqua, giustamente, mannaggia la miseria. Come faccio? Devo nuotare fino a là. Ma guarda sta pagina maledetta dove si doveva andare a ficcare. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Sì, come a Roma. Tutte le strade portano a Roma, no? Come dice il detto. Vai, vai, Gaia. Porca troia. Ah, grazie a Dio. Ma Roma, guardate qua! No, io non... Cioè, basta. X. Accio. Perfect. Ottimo, ottimo. Ah, tra l'altro, raga. Oh, mi sono tuffata proprio a delfino. Guardate che nuotatrice. Mamma mia, incredibile. Comunque raga, che vi volevo dire, ho fatto iniziare una storia anche a Valerio, il mio ragazzo. E vabbè, tra l'altro è uscito Serpe Verde, cioè senza sceglierlo, lui ha risposto a quelle domande là, è uscito Serpe Verde. E poi sì, faceva con i comandi, faceva partire l'humus a capa di cazzo, mamma mia, mi ha fatto morire. E tra l'altro lui si è fatto super figo, io non lo so cosa mi sembro. Chissà se prima o poi mi potrò modificare. Aspettate, Revelio. Ok, perfect. Angist di Woodcroft. Pagine della guida. Questa strada rappresenta... Angist, di Woodcroft, membro di Tasso Rosso, sedicente... fondatore del villaggio di Hogsmeade. That's un tasso rosso l'ha fondato Hogsmeade. Io che guardo di là la chat invece di guardare la telecamera, vabbè. Dopo essere stato allontanato da casa da persecutori babbani. Ok. Ah, porello, lo volevano. Che cos'è? Oddio, sono avanzata di livello. Oddio. Uè, ciao Ale. Ale, ho modificato dei... Valerio mi ha modificato un po' di roba della grafica, spero che si veda meglio, cioè bene, perché ha messo tutto un po' più in modalità avanzata. Madonna, guardate i dettagli, raga. Maronna santissima. E guardate le civette, ciao. Che vuol dire modalità avanzata? La grafica l'ha fatta tutto in avanzato, non so come spiegartelo. Vabbè, l'importante è che si veda bene, insomma, pensavo che si rallentasse in live, invece mi sembra che vada tutto bene. Tra l'altro Oh, il gatto di Lauretta, Vince, il gatto di Lauretta, ora so questa cosa della loro, vabbè. Che volevo dire? Che cazzo stavo a dire? Vabbè, spero che vada tutto bene comunque. Alzheimer, scusate raga, Alzheimer prematuro. Vai, dici Sebastian. Sì, ho trovato tutto. Sì, sì, si vede bene, perfetto. Ottimo. Perfetto. Tu hai preso quella cosa per tua sorella? Aspetta, sì. Ale. Direi che adesso possiamo fare... Ti faccio lo shoutino. Un attimo. Vediamo solo. Hai preso tutto? Aspetta, che c'è una cutscene così de botto. Ma siete impazziti! No, raga! No! Bombarda! Io non lo so fa bombarda!
Ma che siete pazzi? Ma what? B! Oh mio Dio! No, no, aspettate, faccio lo show di Noa ad Alessio. Io che voglio proprio andare via dai guai, insomma. Allora, punto esclamativo, S.O. Cagnona, sì! Oh mio Dio, ho paura! Cioè, cagnona, cagona, vabbè, sì, anche cagna, però, sì, anche quello. Oh mio Dio, che paura, raga! Non mi ricordo manco i comandi, perché non mi sono allenata con Sebastian. Direi proprio no, di no su cagna. No. Vabbè, capì, incitazione di Boris, cagna maledetta. Oh, e c'ha fai, mannaccia Marina. lo so che lo sai, Alessio, lo devi sapere. Allora, vediamo anche qui, cosa ha sbloccato? Raga, io che non voglio... Oddio, non mi ricordo niente. Ah, stupefisciu. Com'è che si faceva? Come ci si parava? Non così. Ah! Ma cazzo, mi ero parata, pezzo di merda. Oh, mi toglie la parata, sto pezzo di cacca. Vai via via. No, l'humus, cretina de merda, il gatto che cerca di scappare. Dai, via. Via via. Capito che non mi può parare. Cioè, non mi posso parare quando è rosso. Non mi posso parare manco con Protego. Ma io se lo faccio levietare, leviosare, se lo faccio leviosare. No! Levioso cazzo. Io non lo posso far levitare. Cosa reparo? Cretina, fermati! Maronna santa. No. Aspetta. Ah, l'ha fatto leviosare. Ok. Porca vacca maledetta. Aspettate. Ok. No, devo fare anche un poco di stupefiscio. Ha! Ah, attenzione. Sì, un paio di colpi, amo. Sì, ma scusate, ma due studenti li lasciate da soli così? Ok. Sì, me ne vo, non ti preoccupare. Vabbè, sono migliorata. Prova ad usare, magari fa qualcosa. Non me l'ha fatto rivietare. LBRB. Così? Ah no, così. Cosa ho fatto? Trollando. Ah, mi stava trollando. Lol. Un altro troll. Avete davvero. Voi ve ne siete andati, cioè, ci avete lasciati da soli. Così pare. Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Ci ho provato. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Wow, io un Auror, incredibile. Scontro, allora cioè, sono della pula, praticamente. Al loro posto alcune cose. Non mi pare, certo, era RB. Singer, agente Singer. E grazie ancora. Boh. Ma che paura comunque, eh? Mi sono cagata sotto, mannaggia la miseria. Buongiorno, hai un momento per caso? Vado a vedere che cosa vuole. Ah no, non vuole me. Ah ok. Ale, RB, è questo? Questo? Questo sotto, la levetta sotto.
Allora è questo. A me c'è scritto RR2, quindi che cazzo ne so io. Quello sopra è RB. Ah, ok, quello sopra è sotto RT. Ok. Oh, facciamo riparo, aspetta. RT è questo. Le riaprire. Ah no, ops, riparo e A. Riparo. Ecco fatto. È tornato come nuovo. Wow! No, ma che bella persona che sono, raga, guardate. Wow! No, lo voglio fare. Dorsale superiore RB, RT. RB, RT. Ok. Ha giocato pulito. Marò, guardate che ho fatto, raga. Sono proprio carina. Oh, qua? Revelio? No, tua sorella. X. Abbigliamento per Magis. Tracy e Sons. Poi quella PS te la ricordi, credo. Sì, boh. Vabbè. Fondata nel 1500 a Parigi, Londra e Hogsmeade. Una grande varietà di indumenti, accessori, una grande tela magica, bla bla bla, particolare. Ok. Vabbè, qua vendono vestiti. Me pare. Oh, entriamo qua che ci stanno due forzieri. Ok, sì, posso comprare. Ah, cazzo, questi non li posso aprire. Mannaggia miseria. X. Che mi ha dato? Ah, soldi. Ok, grazie per il money. The money. No, non lo voglio il caffè. Oh, forse mi posso cambiare. Vediamo. Amo, come ti parlo? Ah no, devo parlare per forza col. Ah no, no. Grazie per il follow e il prof 95. Benvenuto. Come va? Io ho appena sconfitto un. Boh, troll? Sì. Come va? Che ci fai qui? Riparo. Oh. Tanto reparo le cose. Per fortuna non hanno fatto E di alcun che? danno. E di che? Come sta? Come va il suo lunedì? Ma io penso che lo devo fare comunque. Devo fare sta roba. Ah sì, ripara i danni e c'è scritto là. Ma quanto sono scema, mamma mia. Veramente che disagio. Come vedi qui è un disagio continuo. Cazzo, una preoccupazione in meno per la gente Silver. Ok, perfetto. Wow. Riparo. Repara, repara. È da poco che sto portando Hogwarts Legacy da 3 live più o meno. E niente, mi ci perderei. Ah, devo reparare pure la statua. Cioè, veramente ci giocherei. Non lo so, H24. Oli. Perfetto. Basta. Ok, ora posso parlare con il negoziante. Ottimo. Andiamo subito dal negozio. Tra l'altro io premo Ale. Oddio, ciao amicino, ma ti sei materializzato dal nulla. Ok, va bene. Ciao. Oh, e apriti. Il signor Hill stava giusto tessendo le tue lodi. Stavi tessendo le mie lodi perché sei uno che fa i vestiti, vero? E come ci parlo con te? Oh, ah, ok, così. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. No. Permettimi di Non ci presentarmi, conosciamo Augustus sicuro. Hill, commerciante di capi straordinari. Wow, Voglio addirittura. ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli Oh, che orrendi mi troll dai? Che mi e dai, per aver amo? riportato la pace a Hogsmeade. Che È mi dai stato di un piacere. bello? Francamente, meriteresti un ordine di Merlino, ma qualcosa di più utile per te. Cosa? Abbigliamento per maghi, Strachi & Sons, è la mia bottega. Ah, In catalogo stracci, vendo quindi anche era piumici stracci, che no, garantiscono strachis, protezioni che avevo detto. salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per Oh ciò sì, che hai fatto ram tut oggi. cosa. Mi vedo più carina però, eh. Non sono bruttina, perché. Grazie. Oh, ram subito Grazie, tutto quello che signor mi devi Hill. dare. Molto generoso da parte sua. Perché sti capelli È il sono minimo che troppo posso fare. biondi. Io non ce l'ho Prova così biondi. questo per capire la taglia, va bene?
Ok, fammi provare, dai. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Prendo questo. È gratis. Vero? Sì. Nessun cliente esce da stracci. Hai già... Ok, sì, già lo vi... Già lo so come si fa... attacco e difesa. Ok, perfetto. Ok. Seleziona mantelli. Dove sta? Ah, ecco, abiti e mantelli. Ok. Questo è quello nuovo. Sì, perché questo non aveva niente di attacco. Ah, grazie. La nostra promessa. Grazie, 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 grazie. E questa roba? 10? Aspetta, io quale c'avevo? Ah, non me lo fa più vedere, bastardo. Me li piglio gli occhiali, che magari... ma sta roba quanto costa però? 500? No, no, non compriamo cose a cazzo di cane, dai. Non mi sembra il caso, che mo non c'ho tantissimi soldi, eh. Eh no. Ma io li posso... vendiamo però. Io tipo questi non c'hanno un cazzo, sti quanti, quindi li venderei tranquillamente. Se non te l'ho ancora detto, è un piacere fare affari con te. Pure questo li vendo. Questo lo vendo. Sono brutti, quindi li vendo. Sto cappello non me lo metterò mai. Sta sciarpa fa cagare. Ok, direi che va bene così, raga. Ah no, ma vendo pure sta roba, che dici? Vabbè. Quanti soldi ho? Oh, ma come mi sono fatta proprio i soldi? Che prendo? Che prendo? Wow, 12 attacco è buono. Però sta 500, sta la metà. Azzardo, compro qualcosina. Noia. No, no, non ancora, per ora no. Poi quando sarò... Tanto secondo me le cose le trovo pure in giro. Siamo guadagnati una bella burro birra, non trovi? Sì, che schifo, secondo me fa cagare. Già, sono d'accordo con te. Bene, i tre manici di scopa è in questa direzione. Ok, andiamo, andiamo. Oh, oddio. Vendo anche altri oggetti mentre in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti... Gli studenti usano per allenarsi nei duelli quelli di Stacy e Sa- mi posso pure allenare qua. Seriously? Ma c'è qualcosa che brilla o sbaglio? Cosa c'è qui? Cosa è stato? Vabbè. Niente. Andiamo, andiamo ai tre manici di scopa. Ma che vuoi? Oh, ci sono appena stata da te. Andiamo per di qua, sì. Esploriamo un'altra zona. Ah, ma piove. Pure qui, raga, stamattina pioveva tantissimo. E... oddio, che c'è? Sperando che non ci sia il solito baccano, potresti addirittura conoscere Sirona, la proprietaria. Come si chiama? Sirona. Che nome strano. Comunque, raga, ho visto la sala comune dei Serpeverde, stranissima. Preferisco quella dei Tasso Rosso, cioè la mia. Ho visto certi meme. Oh, ma guarda quante pagine devo pigliare! Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Sono un diversivo io? Che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Mica stanno a parlare di me. Ricordati bene, se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Sta calmo. Oh, ci ha visti, dai. Ma ci ha visto dalle quale? Ci avranno visti? Eh sì, non che vi hanno visti. Proprio. Che faceva? Non credo proprio, Gaia, ma che dici? Cioè, con Neutrina. In combutta con Rookwood. I goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Presto, infiliamoci nei tre manici. Ok.
È stato bello rivederti, Logok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Prego. Ma la città proprio si è svuotata, eh. Avete notato, raga? Che strano. Bene, cosa posso... Oh! Abbiamo una faccia nuova. Sì, sì. No, non sono la sua ragazza. Vengo. Vengo. Oggi offre la casa. Grazie, amo. Sicuramente a me farebbe cagare la burro birra, però passerò va bene a vedere come stanno gli altri residenti e ipotegai. Sono felice che siate indenni. Tutto merito suo. Ha ucciso un troll senza alcun aiuto. Ma veramente mi hai aiutato pure tu. Poco, però mi hai aiutato. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto. Strana questa cosa. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? Ci ha sgamati malamente, la tua raga. È peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Ci ha sgamati tantissimo. La qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Theophilus, ma che nome è? Tragica. Sono qui solamente per lei. Per me? Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Ecco, non, vi sia non rompete le palle. Tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Ma sto cappello, frate? Non berrai burro birra per sempre. Non berrai burro birra per sempre? Ma era un insulto. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Arrow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Comunque, raga, ma è vero che le facce femminili hanno qualcosa che non va nell'espressività? C'è qualcosa che non so. Cioè, è proprio strano. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per ora. Sì, sì, racconta tutto a chiunque, cioè, mi sembra... Ecco, va bene così, no? Che faremo meglio a tornare nel castello. Ok, però fammi esplorare, amo. Fammi vedere un pochettino i tre manici di scopa, che tra l'altro mi sembra diverso... dall'ambiente. Oh, cos'era? Mica era una pergamena. Sì. Olè. Attualmente gestito da Sirona Ryan. E presumibilmente vecchio quanto Hogsmeade, i tre manici di scopa è il mitico punto di ritrovo degli abitanti del villaggio e di studenti di Hogwarts che desiderano godersi una bevanda dalla burro birra al whisky incendiario. Forse preferirei il whisky quello, sì, ok. E va bene, va bene. C'è qualcos'altro? Tipo forzierino, qualcosina di interessante. Ne so 6 di manici di scopa, però. Non ne sono 3. Mi dispiace. Mi dispiace darvi questa notizia. Ah no, sono 6, 7, 8, 9. Sono 9 manici di scopa. Non sono i 3 manici di scopa. Fateci caso, raga. Oh, che bello! Ma quella sembra cosa, Bellatrix? Quella a sinistra. Che cazzo mi stai a dire? Va bene. Un forzierino? No, dai, non c'è nessun forzierino. Però perché io non corro, raga? Ma è una cosa che sblocco più in là. Ditemi di sì. Wow, raga, ma che cazzo? Questo cos'è? X? Oh, soldi! Raga, esplorate sempre. Ecco qua, vedete? Altri soldi, mamma mia, mi sto arricchendo. Solo in game, però, nella realtà figuriamoci. Ok. Che cosa c'è lì? Che cosa c'è? C'è un cazzo. E qua? Dove si va? Oh, Zonkos. E che re?
Che figo, raga. Sì, però ritorno dentro, eh. Ritorno dentro, che volevo vedere dentro che ci stava. Dove si sale? Di là? Di là? Che palle che Valerio mi ha invertito i cavolo di schermi. Non mi trovo a guardare di qua. Cioè, è meglio perché così guardo proprio nella telecamera. Però mi piaceva di più sto schermo qua. Uffa, uffa. Valerio praticamente esiste. Vabbè, se c'ho. E quindi non la posso proprio aprire. Che palle. Valerio comunque esiste per sabotarmi. Seguite The Blues Curve. Ale, mi spammi tu le cosine? Tipo Instagram, eccetera, eccetera. Cioè, se sta impegnato, ovviamente no. Faccio io, faccio da me. Thank you. Thank you so much. Oh, scusa. Però stavi un po' tra le palle, sore. Va bene, penso di aver visto tutto quello che dovevo vedere. Eccolo, Sebastian. Oh, ma si è fatta notte nel frattempo. Che bello, ma no, raga, voglio uscire in giro a vedermi, a godermi tutta la ciudad. Cioè, tutto lo scenario in generale. Oh, grazie, Vince, eri tu. Grazie, Vince. Thank you. Dove andiamo, Sebastian? Dicci un po'. Sono felice che ci fosse Sirona. Te l'avevo detto che è una brava persona. Si vede. Ma pure non tu sei simpio, Sebastian, per essere un serpe verde. Dovrai spiegarmi perché Victor Rookwood ti tiene d'occhio. Mm-hmm. Ma possiamo parlarne più tardi. Ora dobbiamo tornare al castello. Va bene. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Mm-hmm. Non voglio un'altra punizione per essere rientrati dopo l'orario consentito. Ho il colore uguale a scarfe, per quello, sì. Che palle, che io ogni volta... Oh, cosa dice? Devi trascorrere la notte in sala comune. Ok. Oddio, scusate, raga. Va bene. Seleziona il comando della mappa di Hogwarts per passare alla mappa di Hogwarts. Ok. E come faccio? Ah, così. Ci clicco su, semplicemente. Ok, dov'è la mia sala comune? Qui. Ah no, prima devo andare in sala grande. Va bene, siamo... Uffa, ma io non volevo viaggiare con la fiamma. Volevo andare in giro. No, devo andare per forza così. Sì, vabbè, raga, appena divento più autonoma io me ne vado in giro. Mica uso quella fiamma de merda. Io voglio esplorare. Ciao Marco Mastro, buon pomeriggio. Come sta? Io sto portando Hogwarts Legacy. Ho fatto una delle prime missioncine. Ho battuto un trollino. E niente, è stato semplice alla fine. Anche se io mi cago sotto facilmente. Infatti mi ero cagata sotto. Raga, ma quindi è mia la cosa. È mio il Barbagianni. Ma quanto è bello. Ne vogliamo parlare? Guarda come mi guarda. Che inquietante, però mi guarda proprio. Ma quindi ho già dormito? Apri la guida pratica. Ok. Ah, c'ho la lettera del gufo. Oh, professor Fig. Bene, dai. Vieni nel mio... Anch'io, tutto bene. E niente. Sto trascorrendo questo lunedì con questo bel giochino. Vieni nel mio ufficio, ho scoperto qualcosa sul medaglione trovato alla Gringot. Qual era il medaglione? Ma non avevamo trovato una chiave. Beh. Va bene, amo, ti credo. Ma poi sto Barbagianni per fare i bisogni esce da solo? Spero di sì, guarda. Spero proprio di sì. Ah, vabbè, che questa comunque, vedi, funge un poco da cosa dove fare già i bisogni. Che bello. Fantastico. Vabbè, ma quanto è bello, oddio. Raga, comunque la sala comune dei... raccogli cacca. La sala comune comunque dei Tasso Rossi, secondo me è la migliore. Non ho visto le altre, cioè lo dico proprio per partito preso. Però ho visto già quella di Serpe Verde, bella, però non come questa. Poi più cupa, giustamente, però mi piace, la mia è più bella. Guardate qua,
Poi sto stile Belle Époque. Poi sta porta villaggio degli Hobbit. Comunque ci sta tutta. Bellissimo, mi piace tantissimo. Non mi pento della mia scelta, perché doveva essere Corvo Nero. Chissà com'è la sala dei Corvo Nero. Ma no, mi verrebbe voglia di riniziarlo per tutte le casate, però non penso che sia fattibile, anche perché non so quando lo finirò questo. Mi hanno detto che ci vogliono almeno una trentina di ore, che volendo non sono manco tantissime, eh. Però, vabbè, poi vedo comunque. Poi vedo e mi regolo come fare. Sul da farsi. Cioè, guardate che spettacolare, dai, no, è la sala comune più bella, raga, con sto solarium quasi, cioè, spettacolare, bellissima, bellissima. Lo dirò un miliardo di volte, quindi, sì, raga, sono ripetitiva quando le cose mi piacciono. Divento obsessed. Ok, via, via. E poi guardate qua, Revelio, sì, guardiamo veramente. Raccogli. Per poter entrare nella sala comune dei tasso rosso è necessario. Tasso rosso. È necessario picchettare sul. Ce l'ha fatto vedere Tosca tasso rosso. Vabbè, vabbè, ok, ok. T'ha posto, insomma. Oh, 7? Ah no, non arrivo al livello 7. Va bene, va bene. È bellissimo. Cioè, mamma mia. Però, tipo, l'entrata della sala dei Serpeverde è più figa. È più figa. Oh, ancora? Ancora Revelio? Revelio! E questo cos'è? Quando viene sollecitata, la pera, raffigurata in questa natura morta, ridacchia e si trasforma in una maniglia che consente l'accesso alle cucine di Hogwarts. Amafà! Amafà! Io direi facciamolo, vediamo che succede. Che devo fare? No, vabbè, l'attacco e basta. La pera, la pera. No, la pera, Gaia, la pera. Era quella una pera? Sì? No, è quella una pera, forse. Ma non ride. Come la devo sollecitare? Aspettate. Forse con B? Non ride, bastarda. Vabbè, ciao. Lo farò un giorno comunque. Chissà cosa intendeva per sollecitarla. C'è un forziere da queste parti? Ah, ma forse è proprio qui dietro. Sarà lì dietro? Rebelli. Mi sa che sarà qua. Vabbè, niente. Come non detto, come non detto. Vabbè, andiamo su. O sono io ciecata? Magari sta... No. No, no, non c'è, non c'è. Madonna, ma le musiche... Ah, impazzisco, impazzisco. Qui mi punta un forziere. Ah, no, una tavola sta... Merda di cosa. X. Cosa sarà mai? No, raga, questa roba dei... di sti puzzle strani la devo capire. Mica l'ho capita. Assolutamente no. Assolutamente non è chiara questa cosa. Vabbè. Oh, è qui? Ah, ma le scale che cambiano, dove stanno, raga? Stanno lì? Alle scale piace cambiare. Sì, è questo, alle scale piace cambiare. No. Non ho mai visto un'aura come. E lì c'è una pagina. L'uno. No. No, che repari, scema. Ok. Comunque sì, mi sa che qua alle scale piace cambiare, ma non cambiano. A queste scale non piace cambiare in realtà. Vabbè. Bello comunque, sembra, non lo so, una mostra. Meraviglioso. Dove devo andare? Ah no, ma stavo andando bene.
stavo andando muy bien. Scendendo o salendo? Io provo a scendere. Poi vediamo. Sì, sì, devo scendere, mi sa. Oh, sì. Bello, madò. Questo? Wow. Oddio, ma no, devo starnutire, aiuto. Ok, devo andare qui. Qua che c'è? Che figata. Ok, ok, andiamo qua. Serpeverde! Ecco qua! Qua è vicino alla sala comune dei Serpeverde, mi sa. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere. Non mi rompere il cazzo, statua che parla. E qui la sala dei Serpeverde, raga. Però io non posso entrare, guardate. Se fossi un serpeverde si aprirebbe. E vabbè. E niente. È bellissima sta statua. Praticamente appena esci dalla sala comune c'è sta statua. Di una tipa che cavalca un cavallo marino. Sembra un cavalluccio marino. Chissà come si aprono sti forzieri. Prima o poi lo scoprirò. Cazzo di sonno, raga, mamma mia. Marò, che belli. Che belli sti arazzi. Belli. Oh, tarap? Ah, ok. Ah! Bellissimo. Questi sulla... Ma oh, ma la scopa a me quando me la danno? La voglio, la voglio. La pretendo. Vabbè. Ora vado a lamentarmi con la preside. Con la vicepreside Weasley. vediamo se c'è un forzierino qui. No? Di qua? Solitamente vicino alle scale ci sono sempre i forzieri. Questa volta no. Direi proprio di no. Vabbè. Bella sta parte. Non ci sono mai stata, mi sa. Reparo. Non reparo, mannaggia. Oh, mi sono fissata col reparo. Ah, ok. Perfetto. Niente, è diventata la mia nuova magia preferita. Reparo, guardate. Madò, raga. Maronna mia. Dovrei salire su, vero? Se non salissi su... Ah no, ma ci sono stata in questa zona. No, vabbè, me la vedo dopo con calma. O forse no, forse andiamo per di qua, dai. Perché no, perché no? Non c'è niente. Bellissima sta zona, raga. Cioè, come tutto il gioco. Come tutto il gioco. Ah no, ma io dovrei andare di qua. Ah ok, dovevo scendere, perfetto. E poi di qua. Ma non ho capito dove sto andando, però io ci vado. Ovunque io... Ah, ho capito dove sono sbucata. Qui ci sono stata l'ultima volta, mi sembra. Ma no, ma è veramente immenso, raga. Cioè, è facilissimo perdersi. Vai, vai, entra, raga. Di qua. Ah, ma perché io devo andare da Fig, giustamente. Fig stava di qua, sì. Qui? Un micio gatto, ciao. Una micia. Buona, buona. E te levi. Come lasciami sta? Che c'è, teso? Sei triste? Va bene. Mi disp. Vabbè, saliamo su. Quella statua sembrava Dante. Ok, di qua. Stupendo sempre sta parte. Mamma mia. Eccolo qua, l'ufficio del professor Fig. Non era qua? No, perché mi dice di tornare? Ah, no, devo andare qui. Ok, andiamo. Ciao, professor Fig. Sembra sempre l'aula di difesa contro le arti oscure. Perché? Sembrano tutte uguali. Bello questo. Un tritone piccolo. Ok. Che caruta. Ah, i libri, vabbè, chi se ne frega. Raccogli. Raccogliamo. Professor Fig, come se la mia agenda non fosse già abbastanza piena, il ministero mi ha incaricato di organizzare
L'alquanto. Sconveniente arrivo di un nuovo studente, io. Sconveniente? Perché? Del quinto anno per giunta, la professoressa Weasley insiste che sarà necessario nominare qualcuno che faccia da accompagnatore e mentore per aiutare il nuovo arrivo ad acclimatarsi prima dell'inizio delle lezioni. Assegno a lei questo compito, la prego di recarsi dalla professoressa Weasley per tutti i dettagli del caso. Professor Fine Black. Ah, ma era Black che ha detto vicino a cosa che sono... vicino a Fig che sono sconveniente. Ma affanculo. Ok, andiamo qui. Ciao, professor Fig. Scusate che rubo un attimo dei soldi. Ok, c'è qualcos'altro, professor Fig? C'è qualcos'altro di utile? Mi vuole regalare qualcosa per caso? No? No? Ok, parliamo. Professore, sono felice di vederla. Mamma mia, vale per me. Trattieni l'eccitazione. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade. I troll erano piazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro come il collare del drago. Argento Goblin. Ranrock lo ha usato per controllare il drago. Ah, raga, lo sapete che ho scoperto che deve uscire una serie TV HBO su Hogwarts Legacy? Ho sentito Ranrock parlare. L'ho scoperto stamattina. Ranrock era a Hogsmeade con Rookwood. I troll erano un diversivo ideato da Ranrock affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Direi. Evidentemente i goblin di Ranrock. Cioè, avrei bisogno della scorta, praticamente. La camera blindata. Rocco, vogliono il medaglione. A proposito dei goblin alla Gringot. I maghi vogliono ciò che abbiamo... Probabile che vogliono il medaglione a sto punto. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto. Non è vero, vogliono te. Che cazzo sto a di. Sì. Ah, no, sì. Ah, ho scoperto un'iscrizione. Però in realtà volevano me. Ad alta voce è apparsa questa. Volevano me. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts. Direi. Ma non so dove conduca. Non è la mappa del Manaldrino, vero? La biblioteca. Al reparto proibito, per la precisione. Oh. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Andiamo! È proprio tutta entusiasta. Cosa si cela laggiù? Ma se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo. No, ancora capito chi è sta Miriam. Irto di pericolo. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecate prima di proseguire. Va bene. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Caro professor Informerò Fig. Informerò la professoressa Hecate del tuo arrivo. Io vorrei... Però sapete io che vorrei fare? Vorrei fare anche la missione... Quella di Sebastian, che era molto sul combattimento. Professoressa Hecate, chi è quella di difesa contro le arti oscure? Mi sembra di sì, quella con i capelli grigi. Ale, ma ti sta piacendo? Hai capito che deve uscire la serie TV HBO su Hogwarts Legacy, addirittura? Potrebbe essere interessante, secondo me. Già l'ho vista, la lettera che mi ha scritto Fig. Ok, che cacchio è sta roba? Ah, questo è uno dei nemici. Wow, quanti ne sono di nemici? Ne sono un bel po'. Io avevo sentito che non c'era una grande varietà di nemici. Cioè, da quello che avevo... Dalle notizie che mi sono arrivate. Addirittura, sì, Ale, vogliono fare... Vogliono fare la cosa... Ah, questa mi insegnerà incendio. Comunque sì, vogliono fare sta serie TV. Secondo me Ale per cavalcare sempre l'onda del successo, evidentemente. Quando una cosa c'ha successo ci fai di tutto e di più, insomma. Magni da tutte le parti. Ancora collezioni. Ah,
Scusami, che cosa non ho visto? Cioè, che cosa ho visto? Ah, queste qua. Ok, ok. Basta? Ok, perfetto. Scusate, raga, se vedo delle cose che non ho fatto mi viene una crisi. Comunque, io volevo prima fare bacchette incrociate con Sebastian. Che devo parlare in realtà prima con questo. E poi, casomai, vado dalla prof. Sì, sì. Ok. L'ho segnato? Dovrò tornarci un'altra volta. Sì, sì, ma andiamo da lui, teso. Perché volevo fare questa missioncina che sicuramente è abbastanza fessa chiotta, quindi ce la togliamo di mezzo. Vedo un altro forziere qui. Mica era quello che avevo preso prima. Boh, vabbè, sti cazzi. Andiamo da sto tipo. Ok, andiamo di qua, di qua, di qua. Aspettate, raga. Ok, ok. Devo salire? No, dovevo scendere. Te pareva? Sì, dovevo scendere. Ok, andiamo. Andiamo da sto tipo. Oh, madonna, che paura questa armatura, che Dio santo. Di qua? Sì, sì, sì. Ah, qui non ci sono mai stata su sto ponte. Wow, wow. Perché ci sono dei facoceri alati? Bellissimo. Facocero alato. Oh, figata pazzesca. Madonna, raga, scusate, ma io mi fermerò ogni volta a guardare qualsiasi cosa. Forse si è capito. Oh, che bello. Qua guardi dalla finestrella. Vediamo, vediamo. Su un forzierino? No? E di qua cosa c'è? Vabbè, ce ne fottiamo per il momento. Ciao. Qui? Ma porca troia, mi hai fatto cagare sotto. Ma che vuoi, fantasma di merda? A meno di un'impellente necessità, sarebbe bene evitare questo specifico bagno, perché pare sia uno dei luoghi preferiti da Pix. Eccolo qua, organizzare i suoi scherzi. Ma vaffanculo, Pix. Se hai fatto, mi tuffo nel bagno e resto lì quattro. Eh no, però dovrei entrare, c'è un forziere. Cerco di fermarmi. Un vasetto usò per intrappolarmi. Miseramente fallì il suo stupido incanto e mi vendicai. Oh, non sapete quanto. Per placarmi la richiesta fu alquanto succosa. O di dismetti, ne avrei fatti a iosa. Ah, mi ricordo che questo faceva sempre le cavolo di fidi filastrocche. Cos'è? Cerca, cerca. Ah, soldi, soldi, top. Va bellissimo con questo bagno, raga. È stupendo. È stupendo. Bagni belli. Oddio, ma si muove lo specchio. Che hai detto? Boh. Mi sono cagato pure io, hai visto? Mannaccia miseria. Fantasma del cazzo. Questo nei film, sto fantasma non c'è nei film, male, però nei libri c'è. Ma tu li hai letti, mi sa che appunto lo conosci, Pix. Che bello, raga, ma... No, basta, basta. Basta, se no divento veramente ripetitiva, però vi giuro, è troppo bello. Che è sto pulsante? Ah, excuse moi. Revelio, Revelio. Questa mappa raffigura Argyllshire, regione scozzese che ospita le isole Ebridi, boh. Terra natia del drago nero delle Ebridi. Chi cazzo è? Il libro che hai letto tu sono i miei. Sì, vabbè, però io me ne sono comprata due perché tu non ce le avevi. Fanculo. E tra l'altro le mie edizioni sono bellissime. Mi pare che te le feci vedere quando l'ultima volta che sei venuto qua, vero? Oh, forziera.
guardate. Oh, sei bravissimo, frate. Le mie edizioni però sono quelle Salani originali. Sì, sì, le tue sono più, diciamo, sono proprio le prime, le primissime. Ah, vabbè, l'ho già preso. Ma perché i forzieri che piglio me li segna sempre? Cioè, me li segna... No, no, in realtà no. Io ho preso quello, ma ce n'è un altro qui. Rebello! Lasciate che la nostra... Vabbè. Vabbè, ci interessa per il momento. Mi sa che abbiamo solo fino al calice di fuoco, però. Ale, noi abbiamo solo... la pietra filosofale e il calice di fuoco. Cioè io il prigioniero di Azkaban e la camera dei segreti me lo sono comprato io e ho preso le ultime edizioni, pure belle sono belle le... Guardate quella torre che è! Ma penso che quella sia la torre di astronomia. Possibile? Comunque è bellissima. Ale, cioè, ma guarda qua. Cioè io non so, mi sa che non rende l'idea. Il 2 e il 3. No, Ale, non ce li hai. Cioè, a casa nostra non ci stanno. Mi fa piacere vederti qui. Luca è laggiù. Ciao Sebastian, che paura, mamma mia. E questo? Cos'è? Rebelli. Che già fa? Allora, quando li prestai a Simone non me li restituì. Sì, mi avevi già detto anche questo. Qua cosa c'è? Niente. Ciao Fratimo. Così li mettiamo a casa tutti insieme. Ah, bello qua. Posso guardate arrivare? Guardate. Ah, è la torre dell'orologio qua, penso. Aspetta, amo, volevo vedere un attimo se c'era qualche forzierino. No, vabbè, niente. Come non detto. Ah no no no, andiamo qua però. Ci posso andare in cortile qui? Ah, ma questo è il cortile, quello che conosciamo, insomma. Quello pure dei film, vero? Va bene, facciamo un attimo Revelio. Revelio X. Alcuni studenti credono che questo pozzo realizzi i desideri di chiunque abbia guadagnato la fiducia di uno degli animali rappresentati. Testa al grifone, chimera o ippogrifo. Ok, va bene, chissà se sarà una cosa che dovrò fare in futuro. Vedremo, vedremo. Va bene. Dove sta il tizio? Eccolo qua. Posso Vai, combattiamo. Sì, teso. Ma che bello che alla fine tutte le casate, cioè, pare che si vogliono tutto bene. Si vogliono tutti bene, cioè, non come le bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Non come nel film che molte casate si schifano tra di loro. Perché? Mi fa piacere saperlo, io ho fatto abbassare le orecchie. Mi fa piacere saperlo. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Ok. Dobbiamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. Perché sta voce all'improvviso? Per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Certo. Certo. Duellare. Ha detto certo come me. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Oh. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. Oh, la prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da sola. Va bene. Allora, ti va di batterti? Sì. Fammi entrare nell'arena. Spettacolare. Diamo fuoco alle polveri. Diamo fuoco a queste polveri. Fuoco alle bacchette, vai. Ti faremo pentire di averci provato. Mamma mia. Infrangi gli scudi gialli con incantesimi di controllo, come l'incantesimo di levitazione levioso. Ok. Aggancia bersaglio R, ti permette di seguire i nemici senza mirare. Ok. Usa per cambiare bersaglio. Sì sì, vabbè, come ho sempre fatto. Ok. Ok. Ok.
Ok. Vabbè, per ora mi sembra abbastanza facile. Ah, cazzo, ma l'ho beccato. Ah. Vittoria! Woohoo! Mamma mia, che duello, regà. Ok, dammi la ricompensa. Sebastian non si sbagliava su di te. Dammi la ricompensa subito. Ma continua così e sarai la prossima campionessa della scuola. Okay. Fantastico, puoi contarci. Lo farò. Serve tempo per organizzare questi duelli. Ma ripassa più tardi e vedrò cosa posso fare nel frattempo. Perché cambia tono di voce? La prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Raga, avete visto che cambia tono di voce? Ma che è? Spero di rivederti presto. Va bene. Ok, io quindi Levioso lo faccio con B. C'ho un po' i comandi sparsi. Aspettate. Allora, casomai metto Levioso con A. Si può fa? Aspettate, mannaggia miseria. Allora, reparo lo voglio fare con questo. Come lo cambio? Ah, ok. RT reparo lo faccio così. No, scusami. RT così. Reparo con A. Reparo con B. Ok. Y. Y che era questo? Lumos. Va bene, Y Lumos. Va bene, sì, dai. Va bene, va bene. Che devo fa? Ah, sì, l'ultima. Devo andare dalla professoressa a imparare coso. Incendio. Andiamo. Ma non me l'ha data la ricompensa, oh. Me l'aveva data la ricompensa, raga. Vabbè. Ah sì, me l'ha data qui. Ok, vediamo. Questi più 11 e mi metto questi. Bellini. Boh. Carini, sì, dai, teniamoci. No, non cambio l'aspetto, che mi sembra abbastanza abbinato. Ok, ah sì, non ho visto qua che cavolo aveva. Ok, scoperte un po' di cosine in giro per la school. Missioni, sì, mo andiamo dalla professoressa, va benissimo. Oh, scusa, non l'avevo segnato. Vadi signorina foneutrina, andiamo dalla prof. Marò, raga. Voglio esplorare tutto. E voglio anche una scopa per farlo. Assolutamente. Cioè, passerei le ore anche senza fare missioni. Cioè, anche semplicemente girando. A casissimo. Anima Pia disposta ad aiutarmi? Sì, amo, dimmi. Va tutto bene? Non sai chi sono? Chi cazzo sei? Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. No, perché amo? Perché ti odiano? Ti odiano tutti? E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Chi era? Leander? Volevo farmi qualche nuovo amico. Così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobbie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobbie? No. Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente. E se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Non mi ispira. Dov'è il bello di farsi spruzzare liquidi fetenti da un gioco? Infatti. Solo se perdi. E io non perdo mai.
O almeno, non spesso. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Che schifo, grazie al cazzo. L'hanno perso. Ah, sì. Non sa proprio perdere. E anche avere te a storia sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro della scuola. Sono confusa. E punti molto elevati. Che problemi hai? Vabbè, è esagerato, sì. Mi sembra una reazione esagerata. Una stronzata. Direi. Cioè. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarli. Da sola non so proprio come fare a recuperarli. Che voce. Magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Hai qualche idea? Hai qualche suggerimento? Dammi un po', dimmi come devo fare. Dai loro nascondigli. Se lo sapessi le prenderei da sola. Vabbè, non serve un cazzo. Così in alto avrà usato la magia. Non hai degli amici qui a scuola? No, Nati mi ha salutato. Poverina, mi dispiace. Vabbè. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Ma no, che voce insopportabile! Va bene. No, ma io non voglio fare le gobiglie, oh, ma stai buono, voglio andare prima dalla prof. Ti pare che mi metta a fare le gobiglie? Andiamo prima a fare incendio. Eccoci. Oh, ehi. Lo avevo aperto il forziere qui? Mi sembra di sì. Oh, guardate. Mi ha messo già sta roba qua. Va bene, prof. Allora, raga, niente, sbadiglio oggi. Abbiamo delle questioni di cui discutere. Sì, sì, tesoro, dimmi tutto. Sono qui per quel nuovo incantesimo che voleva insegnarmi. Bene. Il professore. Abbicciamo tutto cosa. Tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele. Ok, e ma pure per incendiare i cristiani. Per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Ok, perfetto, sembra questo mi interessava. Pensatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Ancora! Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Dimmi. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Maronna mia, raga. Sai dove trovarmi quando hai finito. Ok, amo, ti credo. Vinci due round di bacchette incrociate, ok, lo farò. Mi ero già messa. A quanto pare il club di bacchette incrociate non è così segreto. Ah, ecco, meno male. Meno male che ne ho fatta già una, raga. Così mi sono portata inconsapevolmente avanti, praticamente. Ok, andiamo, andiamo. Perfetto, quindi mi manca solo una. Una. Un duello. E abbiamo fatto. Bene o male, praticamente sto andando sempre nelle stesse zone. Vabbè, perché giustamente mi fanno prendere più familiarità con alcuni posti. Che così mi, cioè, imparo anche dove devo andare. Mi riesco ad ambientare di più. Qui ci sono stata pure prima. Sì, sì, mi ricordo quella torre. Quella torre. Pronta per un altro round? Oh yes, I'm ready. Vedremo chi si farà avanti. Non c'è persona. Ciao, posso usare il macchinario di addestramento? Ciao, Logan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Ciao Lucan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Mi fa troppo ridere il mio nome, raga. Con Neutrina Potter, mamma mia. Sì, sono pronta. Sono pronta, duelliamo. Fantastico, hai già un partner per il duello. Ah sì, Sebastian. Sì, Sebastian. Cominciamo allora.
Sempre Sebastian. Umiliazione in arrivo? Non hai capito proprio niente. Ma qua... scusa in anticipo. Ma ne so in tre, oh, ma state bene. Ok, round esperti. Infrangi gli scudi anche con accio, posso farlo. Ah, gli scudi viola con accio. Invece gli scudi gialli con levioso. Va bene. Oh, pezzo di merda. Ah, cazzo, ma sono rincoglionita proprio. Ma che ho fatto? Raga, ma che sto a fa? Che sto a fa, mannaggia a me. Sono rincoglionita. Ha! Mi dimentico di fare proteggo. Ma che ho fatto, raga? Mannaggia a me. No, lasciami. Ah, ma perché io sbaglio bersaglio, hai capito? Sbaglio bersaglio. Oh, m'ero riparata! Mannaggia miseria! Mannaggia a me, mannaggia. Y, Y. Ok. Mi hai rotto il cazzo, eh? Vittoria! Woohoo! Ok, sono stata un po' più... Accio, salute, sì, ho fatto un casino. Ho fatto un Bene, po' casino. Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round, vogliono davvero farti fuori tutti. Se spero di vincere il prossimo round. Non so se è una cosa positiva, Continua ad allenarti. Non so se è positiva questa cosa che mi vogliono fare fuori tutti. A presto. Il prossimo round è quello deciso. Amo. Perfetto, prima lezione, prima missione fatta. Porta a termine un round d'allenamento nella combinazione di incantesimi con Lucan Battle. Vabbè, quello. Chi sei tu? Aspetta, lei mi vuole parlare? Io sono fuori dal torneo. Ah, fanculo. Sei una perdente. No, no, scherzo, dai. Dai, dai, sei battuta con onore. No, scherzo, me ne fotte un cazzo. Ok, aspettate one second, raga. Vado un attimo in bagno. Penso che faccio il carico anche di un altro caffè. E arrivo subito, non mi abbandonate. Mi raccomando, bye, a tra pochissimo. Thank you.
Eccomi raga, ho fatto il pieno di caffè. Tra l'altro mi sono presa anche qualche biscottino, perché mi andava qualche biscottino. Eccoci qua. Giochino, ok. Aspettate. Vado raga, quanto amo i pan di stelle. Sono quasi finiti tra l'altro. Boy. Mamma mia, ma che occhiali c'ho. Un momento ASMR. No, veramente. Ok, a non finire. Non so se accende la luce. Però penso che si veda. No, che cazzo faccio, oddio. Così, ok. È così. Bene. Si parte. Sorso di caffè. E voilà. Missioni. Sì. Devo fare di nuovo sta roba col tizio. Poi questo cos'era? Con le combinazioni di incantesimi. Vabbè, lo faccio dopo questo. Che Lucas, Lucab, come cavolo si Lucan. È quello là. Tra l'altro volevo vedere un'altra cosa. Volevo di nuovo. Allora, questo è il reparo? No. Facciamo accio. Questo diventa accio. No, tua madre maledetta. Questo diventa accio. A diventa levioso. Mannaggia la Maroshka. Questo diventa... No, questo diventa accio. Ok. Poi questo diventa levioso. Ok. Quello su diventa reparo. Ah no, ma questo è... Scusate, sono rincoglionita. Allora, questo diventa accio, ok. Questo diventa... Diventa tua madre, diventa... Che c'ho due accio, no? Questo era l'humus, X facciamo l'humus. Va bene. Va benissimo. Penso che così dovrei trovarmi meglio. Proviamo. Let's try. Ciao, posso usare il manichino da addestramento? Certamente. Vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. Ok, amo. Te la senti di provarsi? Sì, me la sento. Oddio. Sì. Con grande piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Va bene. Aspetta un attimo. Ok, devo fare... ho sbagliato. Madonna, meno male che li avevo... Ok. Questo che è? Un colpo mediocre. Scusa. Cosa devo fare? X? No. Va bene. Scusa, B devo fare. Lumos. Continua a provare. Cosa dovevo fare? Oh. Lanciaccio. Magari la prossima volta. Ah, ma deve rimanere in piedi. Ma non ce la faccio. Lumos. Ma dovevo fare l'humus? Ma che cazzo devo fare, raga? Accio e poi l'humus. Scusate, quello è il simbolo di l'humus. Accio. Lumos.
cavolo è quello là? Seguito da 4 attacchi. Ah, 4 attacchi normali, fanculo. Ma no, raga, sto proprio a dormire. Ok, levioso. E me lo vuoi di? E me lo vuoi di? Cioè, non avevo capito, hai capito? Ok, levioso. 1, 2, 3, accio, 1, 2, 3 e 4. E non avevo capito, scusate. Secondo me come allenamento è sufficiente, te la sei cavata molto bene. Grazie. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento che in un vero duello. Chi ti sfiderà farà meglio. I miei difetti è che non capisco. Il carico è completato. Un po' di bene, ognuno si rilassa suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno problemi. Esatto. Ma allora, raga, che citazione. Ciao Percy, spero di aver pronunciato bene il nome. Certo che potevi andarci più piano con me. Ma che vuoi, ma io ti spacco il culo. Considerasse suo fratello. Madonna. Grandi citazioni. Qua c'è quello che mi fa cagare sotto. Scappiamo! Via via. Buon pomeriggio anche a te con questa citazione d'otto. Bellissimo. Ovviamente ci dissociamo, sì, ci dissociamo da chi dice queste parole, insomma. Sì, sì, però, iconico, veramente. Sì, ma lei è qui sotto processo ed è accusato. Ho sentito che hai difeso Hogsmeade dai troll. Sì, sì, non sì. Non è sì, che sì, ti sì. stai sforzando troppo di piacere no. a tutti? Beh, uno dei poeti toscani più famoso insieme a Dante Alighieri, certo. Esatto. Andiamo da sta professoressa. Niente, parlo arabo. Spero sembra che italiano, il signor Bratterby abbia potuto riceverti. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi in caos. Direi di sì. Al San Mungo. Per non sapere Dove? Che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che e non che vale. Finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E come fai ricorda, a imitare il toscano? Concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentrati. Con la C. Tieni ben salvo. Vabbè, l'H rende meglio. Olè, olè, voilà! Infatti, per dare l'idea dell'H toscana, appreso, madonna santa, abbastanza incantesimi, da dove assegnare il tuo sette incantesimi? Oh no, dovrai scambiarlo con un altro, lo posso scambiare con l'humus che non serve a un cazzo? Siamo entrambi toscani per un quarto. No, io non lo sapevo che ci volesse la C, sinceramente. Dialetto toscano è un universo a parte, ni bene ni male. Ok,
Che faccio? Con cosa lo sostituisco, raga? Con l'humus che non serve a Nukaz. O con reparo. Forse reparo serve meno, secondo me. Ma sì. Perché no? Facciamolo. Quindi diciamo che sono le origini dell'italiano. Il toscano? Ma non lo so, eh. Ok. Dovrei ricordarmi qualcosa dalle vecchie lezioni di coso, di linguistica, però non ti so dire. Leggi sopra, non capisco perché ti perdi intere sezioni di chat. Ce l'hai troppo piccola a schermo. Esatto, ce l'ho troppo piccola a schermo. Lollissimo. Aspetta. Ma per questo c'è il mouse. Il toscano deriva dal volgare romano. Ah sì? Non rimembro. Allarga. Sì, allarghiamo. Sì, allargo. Bene. Ok. Ok, ma mi ha fatto imparare incendio. Pensavo che me lo facesse anche provare. E quindi lo posso provare così a cazzo? Incendio! Wow. Ale, ancora no. Ci stai arrivando? Continua a esercitarti. E non sì! Che bello, raga! Perché si scarica la bacchetta? Ottime abilità difensive. Va bene, ciao. Ok. Dovevo andare dal professor Fig, ma sai che vi dico? Oddio, però è sera, vogliamo vedere un poco il panorama notturno nella scuola. Perché se no potresti spammare all'infinito. E il gioco sarebbe sbilanciato. In che senso? Di qua. Wow. Ma sbaglio, è ancora più bella di sera la scuola. Eccomi, professore. Ma dove stai? Qui. Vamonos. Eccomi. Ah, aspetta. Sì, aspettiamo, perché anche perché... No, aspetta qui. Ah. Ma? Ah, eccoti qui. Si è fatto giorno? Cioè, scusate. Ma che mi stai dicendo? Cioè, ho dormito praticamente nell'aula del professore. Salve, va bene. Signore, sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi hai riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Sì, me la cavo bene con la bacchetta. Con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Andiamo nella parte proibita. Avanti. Fig, ho un lavoro per lei. Venga. No! Oh, sono con una studentessa, è mio. Il suo programma aspetterà, così come anche la sua studentessa. No, preside Black. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Che problemi ha causato? Con chi? Boh? Quell'uomo è esasperante. Rompicoglioni. La nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma ci vado da sola, eh. Abbiamo scelta. Sai non quanti studenti? Non provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Il nostro non illustre preside. Sotto agli obblighi che mi attendono. E quindi? Cioè, tutto il fan se n'è andato. Si è andato a farsi benedire. Che faccio? Faccio le gobbiglie? Reparto proibito. Per accedere al reparto proibito conviene Sebastian. Aha, andiamo con Sebastian. Ok.
Ci sto. Ah, però se strada facendo facessi pure la roba delle gobbiglie. Ma sì, dai. Dai, dai, tanto. Black è il bisnonno. Sì, sì, sì. Il bisnonno di Sirius, exactly. Dai, sì, facciamo pure nel frattempo sta minchiata delle gobbiglie. Ah, finalmente corro, dai. Tu chi eri? Vabbè, non mi interessa. Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Sebastian, ma Gaia, Foneutrina, hai una crush per Sebastian? Spero di no, perché cioè sembra un fesso. Devo imparare a mettermi la sciarpa così. E che ci vuole? Sì, ma suonate anche qualcos'altro, eh? Non è che è l'unica canzone che esiste. Vi do questa news. Non ho capito come si fa. Ah, le assunzate, cioè. Però se proprio vuoi, sicuramente esistono mille tutorial. Dovrà tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Punti elevati. Ma vuoi vedere che mi serve la scopa per sta missione, raga? Volete vedere che mi ci vuole la scopa? Punti elevati, come cazzo ci arrivo? O forse salgo, perché a me dice questa parte qua, ma non mi dice di salire a scopa. Cioè non mi dice di salire con la scopa, appunto. Ma anche per le scale. Oddio, forse devo andare per di qua. Vediamo un po'. Eh no, non si esce da qua. C'è sta statua. Mi sa che non lo posso ancora fare. Mi sa che mi ci serve forza la scopa. Vabbè, proviamo prima questo, dai. Mi sembra, poi casomai se non ho niente da fa lo rivedo. Cos'è USA? Bellissimo! Raga, che bello! Bellissimo. Oh! Dovrà tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Lo so che sono in punti elevati, ma mi sa che non ci posso arrivare per ora. Sì, parliamo con Sebastiano. Lo chiamerò. Oh, gattino, ciao! Niente, raga, scusatemi. Oh, eccolo! Vicino alla strega in fiamme che ride. Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Sì, ma anche me. Stai pure più calma, però. Sennò questo si monta la testa. Capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Fai finta di niente, non digli troppe cose. Non ci conosciamo neanche. Deve avermi scambiato per un'altra studentessa. Se lo dici tu. Per il momento non insisterò, ma prima o poi dovrei dirmi cosa sta succedendo. Potresti, ma che vuoi, Seba? Ma io manco ti conosco. Allora, a te. Come mai mi stavi cercando? Devo trovare una cosa per il professor Fig, ma è nel reparto proibito della biblioteca. Che vuole questo? Vuole subito che ci apriamo. Piano, con calma. L'ultimo minuto. Forse potrei aspettare di ricevere un suo messaggio, ma... Vuoi dimostrare di avere iniziativa? Esatto, e tu hai detto di essere abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno. Vabbè, ci vediamo stasera. Grazie Sebastian, ci vediamo dopo. Mi sembravano domande abbastanza stupide, raga. Mi sembravano, sì. Oh, ma già si è fatta notte, è bellissimo. Ogni volta che devo iniziare qualche
Oddio, un drago, figo. Oh oh. Si fa interessante la questione. È la porta che dobbiamo raggiungere. Ok. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro. Dobbiamo fare la stealth? Sarà un'ombra. Andiamo. Io non le so fare le cose stealth. C'è una magia che dovresti imparare. Ok. L'incantesimo di disillusione. Disillusione. È utile andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica. Purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh... Ma il mantello dell'invisibilità ce n'è solo uno, in teoria, no? Ok... Ma porca putt... No... Ok. Disillusione, favoloso. Dobbiamo assegnarlo però, mi sa, No, sì. Ok. Ok. No, mi sa che lo dobbiamo assegnare però. Dove lo assegniamo? Lo assegniamo con coso? Sì, assegniamolo al posto di Lumos, va? Ok, lo facciamo? Ci disillusiamo? Disillusiamo? Disilludiamo? X. Sarò più silenzioso di un chopper mall. Cos'è un chopper mall? Gli avversari vicini? Ok. Ok. Ok, penso di aver capito, raga, Penso, perché come al solito qua non si sa mai. Non si sa mai. Non si sa. Ok, mi sembra che stia andando tutto bene. Sono qui. Che faccio? Vado? Oh! Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Emba? Dietro la libreria. Sto dietro alla libreria. Ok. Fatto, easy. Ciao! Voglio... Ciao MG, voglio disillusione nella vita reale. Sì, magari, pure io. Ciao MG, come va? Il cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto qui. No, non ho capito un cazzo. Perché... Ah, la chiave, devo prendere la chiave per il reparto proibito. Ok. Va bene. Tu la distrai, io prendo la chiave. Ho capito. Entrare e fidati, mantengo sempre la mia parola. Va bene, basta che non mi scammi. Oh, scusa. Ok. Mi sono disillusa da sola, non so perché. Vado? Cerca. Qui, la chiave. Signor, si levi. No. Pix, sei tu? Oh mio Dio. Signor, si levi. Ok, Sebastian, sono qui. Ok, possiamo entrare. Corri. Ah, ma devo scendere, cazzarola. Bastava solo una cosa, no, devo... Usa l'incantesimo base senza farti scoprire per attirare figure d'autorità e nemici verso la posizione desiderata. Cioè lì, ok?
La modalità mira LT permette di lanciare incantesimi. Ok, ok. Oggi è lunedì, che domande tu? Infatti, lunedì, caliamo un velo pietoso su tutti i lunedì. Ok. Fantasma, non farti vedere. Ok, non mi faccio vedere, tranquillo. Ah, quel fantasma. Pensavo che fantasma si riferisse a me, boh, perché sono trasparente, capito? Mi avvisi. Scusa, ma non si scolla da lì. Ma non se ne va. Oggi Scarfo è l'unico contento, sì, sì. Scusami, ma se quel fantasma non si scolla da là, io come devo fare esattamente? Ah, ma io posso andare anche di qua. Fanculo. Senti, ma se lì c'è un fantasma, io come faccio? Con questo che faccio? Ah, ho capito! Fermo, fermo! Ho capito! Se lo lancio lì, un attacco, che succede? Raga, lancio l'attacco là! Sì, l'ho distratta! Vai, 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 vai! Ok. Porca vacca, fantasma di merda, mi hai fatto cacare sotto, Cristo! Dove vai? Ah, se va, però ti devi pure levare dal cazzo! Fanculo, dove mi meno? Dove metto quel cazzo di coso? Qual è il mio prossimo bersaglio, regà? Che LT puoi mirare? Ma... Allo? Allo? Allora, miriamo... Miriamo lì? A cazzo? Vado? Oh, via 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 via. Normalmente. Oh. Silenzio di tomba. Ho fatto, raga, ce l'ho fatta. Allora, cos'è che stai cercando? Silenzio di tomba, è qui. Sto cercando Luca. Una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No. Abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney a San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Mm-hmm. Siamo a quello che stai cercando tu. Mi hai hit, praticamente preciso, fatti i cazzi tuoi. Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Ecco. Vabbè, diciamo che tu entrambi ci diciamo... cioè, non è che ci diamo così tanta... Che raffinatezza, sì. Vabbè, siamo arrivati, no? Posso stare tranquilla? Penso di sì. Oh oh. Oh oh. Mi sembra che posso stare tranquilla. Mi sembra. Sì? C'è un fantasma? No. No, non posso fare Revelio. Guarda chi c'è! Piff de merda! Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Ai ai ai! Ora siete nei guai!
Pix, non usare... Pezzo di merda. Ah, maledetto Pix. Vabbè, no, devo fermarmi. Doveva succedere. Devo andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Doveva succedere, raga. Boh, posso fidarmi di te? Come faccio a sapere che non andrai dalla bibliotecaria e darai tutta la colpa a me? Perché mai lo farei? Adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Yeah, ma qua devo usare... Conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare questa... Sì, chi t'è morta, avevo cambiato. Riparo. Riparo! X, ok. Oh. Riparo! Ok, riassegniamo coso che mi potrebbe servire. Non c'era un forziere qui, scusate. Ah, ecco qua. Wow, ho trovato un'altra cosa. Scriptato, sì, era scriptato, che cazzo. Oh, cerca. Oh, un turbante ho trovato. Incredibile. Vabbè, ma sai che vi dico? Io per sicurezza mi metto sempre così. Anche se non penso che mi serva più, sì. Oh, ma che cazzo di posto è? Ma era così anche nel... Cioè, il reparto proibito mica era così. Lo sapevo. Tracce di magia. Le tracce antica. Magiche. Le tracce deve magiche. Vai, vai. Ecco fatto. Wow! Cosa c'è? C'è una luce strana. Cazzo! Mi dà qualcosa qui? Occhiali me... Oh, vediamo un po' le cose che mi posso equipaggiare. Qua, che cos'è? Niente. Equipaggiamenti. Allora, io c'avevo sto turbante di merda. Questo è diverso? Oh, sì che è diverso. Ce lo mettiamo. Però casomai ce lo togliamo. Ecco così. Oh, così. Esatto. Exactly. Poi c'avevo gli occhiali. Mamma mia. No, ma che merda. Pure questi me li levo. Scusatemi, Me li levo. No, occhiali, grazie. Ok. Molto meglio. Much better. Questo? Più potente? Che dite? Com'è questa? Bella pure questa impugnatura, devo dire. Devo dire che è molto bella. Mi sa che la cambio proprio. Molto molto bella, sì. Equipaggio. Ok, mi piace di più. Perfetto, ottimo. Continuiamo. Oh, oddio. Sì, andiamo qui. Oh, guardate, ma che cazzo è? Sembra quasi come... Non lo so... Come proprio all'inizio che ci siamo trovati in un'ambientazione simile alla fine. Questo? Una maschera sanguigna. No, la voglio vedere, scusate, raga. No, la voglio vedere. Che cavolo era? Madonna, ma che cos'è? Vabbè, è uguale alla fine. Difesa, attacco, nessuno, sempre difesa. Ma fammela vedere. Oddio, che figa. No, vabbè, ma questa è la stessa cosa. Però questa vale di più. Questa la potrei vendere. Che è straordinario. Questo è straordinario. Questo è leggendario. No, allora questa non mi conviene venderla. Metto questa e casomai me la tolgo pure. Aspettate. X. Ce la togliamo. Ok. Perfect.
Ottimo, ottimo. Andiamo, andiamo. Chissà dove conduce. Ma noi dovevamo prendere solo un libro una volta, Da prendere solo un libro siamo passati ad entrare in un passaggio segreto. Cioè stiamo facendo tutto quello che non dovevamo fare, insomma. Ah, qua mi serve reparo, vuoi vedere? Madonna, che spettacolo. Qua mi sa che mi serve proprio reparo. Secondo me. Allora, RT, no, scusate. Reparo, dove sta? X. Reparo. Ah, devo risvegliare quella runa laggiù. Ah, una runa. Come la risveglio? Incendio? Incendio! No. Ah! Oddio, mi sto affogando. Come cazzo? Ok. Potrei provare a colpire la runa con un incantesimo. Ok, quella è la runa. Che cazzo faccio? Accio non mi sembra il caso. Potrei provare a colpire la runa con un incantesimo. Nervioso. Reparo. Incendio, non va. Scusate, quale incantesimo dovrei fare? Allora, l'unico che non ho provato è Lumos, ma mi sembra una stronzata. Proviamo Lumos, che vi devo dire. Boh, mi sembra una minchiata. E infatti è una minchiata. Potrei provare a colpire la runa con un incantesimo. Ah, ho capito. Quale incantesimo? L'incantesimo di tua sorella? Vabbè, intanto sostituiamo questo con questo. Ah, ma quella è la runa. Ma vaffanculo, raga. Ma io non capisco un cazzo. Ah, veramente, non so cosa dire di me stessa. Ma che sorpresa, delle guardie pronte a combattere. Aspetta. Vabbè. Repara. No, ma che repari, scema, reparami sto cazzo. Proteggo. Proteggo niente. Sì, vabbè, sono stupida, Incendio! Ok. Dove stanno? Ma cos'è sta roba, raga? Wow! RB. Ah, ma questo era per incendio? RB? Ma porca trotta! Accumuli magia antica, mandano a segno gli attacchi e subendo la bomba di almeno 10 colpi genera una panzana. Ah, ok. Ok. Quando vedi l'avviso sopra la testa di un nemico. Ah, ho capito. Ok, 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 ok. Capito, capito. Boh, raga, salviamo. Per sicurezza, per scrupolo. Anche perché tra poco dovrei staccare. Ok, salva la partita. Gna, gna, gna. Oh, ok. Wow, raga, ma gioco da pochissimo. Perché, capi, a parte che non in questo periodo non so quando. Ma vi giuro, RB l'avevo vista qua sul vaso. Dove cavolo erano quelle guardie? Ma io, boh, ho soccecata.
O c'ho qualche problema, sicuro c'ho anche qualche problema. No, scusa, bastardi, stanno qui che mi aspettano sti due. Guarda qua, guardali. Di questo. E beh, dove stanno? Non devo fare più niente. Qua? Oh oh, e sto coso? Come si attiva? Sempre con la runa? No, mi sembra che devo cliccare niente. Ma boh. C'è qualcosa da attivare, probabilmente. Sì, sempre lì. Sempre lì, sempre lì. Ok. Vai. Perfect. E qui? E qui? E qui? No, ma che fai? Ma sei scemo? No, niente. Mi sa che devo per forza fare così. Vai. Attiva. Devo per forza andare qua. Che palle. No! No! Ce l'ho fatta. Ok. Perfetto. E mo? Cioè, raga, ma io dovevo prendere solo un libro. Si prosegua di qua. Ma per andare dove? Ma per andare dove dobbiamo andare? Per dove devo andare? Ok. Sempre lì. Sempre qui. Oh! Meglio mantenere la lucidità. Direi. Oddio, raga, mi fa morire. Vai. E beh. Olè. E qua? Ah, che bello, che bello. Mi fa morire che esco scendo sempre. Oh, altri occhiali stavo a dire. No, ma quante ce ne sono di ste guardie. Ok. Dai, combattiamo. Ho zero pozioni, mortacci vostri, mortacci. Riparo. Ma no, ma cosa? Madonna, raga. Non ce la faccio proprio a vivere. Ma cosa accio, scema? Vai, vai. No, a me non piace proprio fare la combinazione di tua sorella. No! Sto morendo tantissimo. Superficium. Maronna mia. Ok, forse ce la faccio, raga. No, ma dai, mi ero riparata. Dai, che palle, raga. Ah, riprova. No, mo lo devo fa. Lei che cerca di riparare. Senti, madonna, ma veramente. Oh, e che sto qua?
Ah no, so dove stavo prima. No raga, ma sapete che faccio? Togliamo sto reparo, per favore. Per l'amor del cielo. Che a cazzo faccio reparo? Ma cazzo, devo per forza tenerlo reparo. Che io mi dimentico i comandi. C'ho questo problema. Vabbè dai, mo ci riproviamo. Ma non all'ultimo. Vabbè, so cretina. Che vi devo dire? Levioso. Ok. Levioso. Ah. Ok. 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 Oh, mi piace come sta andando, mi piace. Oh, bastardo, figlio di non lo so che cosa, guarda. Ah, quello l'ha distrutto da solo, marò, raga, bellissimo. Ah, no. Oh, prendiamo ste cose, ok. Vai, ok. Olè, dai. Wow, raga, sono andata bene? Ciao, amore. Amo, ma scusa, ma non stai a lavorare? Ma che ore sono, raga? Allora, era davvero un libro. Eh sì, era davvero un libro. Cioè, tu eri venuta per un cazzo di libro. Thank you MG, ce l'ho fatta. Dopo un po' io devo solo ingranare. Cioè, prima faccio le cose proprio da rincoglionita, poi riesco ad ingranare. Non lo so perché. Oh, ma che è? Ha pisciato. Un libro pisciante. Volevo solo vedere come passavi il tempo mentre io da lavoravo. Niente, amo a morire male. Così passo il tempo. Almeno questa volta sono morta. Ah, è un pensatoio, raga. Aspettate, vediamo, vediamo. Io intanto mangio i biscotti. Buoni pan di stelle, raga. Esatto, MG. Noi piano piano. Abbiamo bisogno dei nostri tempi. Non c'è l'acqua. No. Ma questi sono quelli che hanno costruito Hogwarts, mi sa, raga. Quelli sono quattro maghi. Quattro maghi come le quattro case. Secondo me sì. Wow. Hanno portato prosperità, avete capito? Quella sicuro è Tosca Tasso Rosso, 100%. Quanto ci giochiamo? Che bello, raga! Questa bambina è strana. Oddio. Che bella cazzi. Chi è questa? Desideravate vedermi? Preside Fitzgerald, professor Rackham. Ah no. Signorina Isidora Morgan. Benvenuta. Professor Rookwood, professor Bacar. No, non sono quelli che hanno fondato... bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Sì, come me! Che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali... che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. Oh. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque.
Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Erano vere, erano vere. Percival, il professor Rackham le vede, ma fino ad ora lui era l'unico. Ah, non capisco, che cosa sono? Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Ah, quella che c'ho io. Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi se riesco a vedere questa magia antica vuol dire che posso usarla. Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta. Come me, ma chi è? Mia madre. Prima che io possa colpo di scena. Che è una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Va bene. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Oh. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Vuoi vedere che questa ha fatto qualche guaio, per sicuramente. Ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Vabbè. E tipo lo dissi a tutti. Va bene, abbiamo preso sto libro maledetto. Ah, mamma mia. Sebastian. No, Sebastian mi ha tradito. No. Ma è stato sgamato. Nel reparto proibito. È stato sgamato. Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Oh mio Dio. Credo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma detto questo, vabbè, ti tolgono qualche punto. Mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Oh, non parla, non cantare. Ti è costretto, ti esorto a dirmelo. Ma ti pare, è lui che ci ha menato dentro. Non sprecare questo dubbio. Mamma mia, quanto è brutto Pix. Che paura. Non c'è nessuno, sono da solo. Ah, è fedele Sebastian. È fedele Sebastian. Ok. Quindi ci possiamo fidare di Sebastian. Chi lo sa? Ma dove sta? È sparito. Vabbè. Ragazzuoli, io direi che salvo. Voilà. Ole. Ok. Perfetto. Aspettate che esco pure dal gioco. Esci dal gioco? Sì. Ok. Aspettate che metto just chatting. Eccoci qua. Metto pure la musichina. Aspettate. Sì, raga, direi che per oggi basta. Basta così. Niente, mo so curiosa, vorrei fare altre 1000 missioni così, perché sono molto più, cioè sono proprio fighe le missioni così. Raga, vediamo anche se possiamo fare qualche raidino, vediamo subito. Vediamo, a chi raidiamo, c'è qualcuno? C'è nessuno? Possiamo andare da Okami Gu, che sta portando Pokémon Black White. E che? Sono molto interessanti. Sì, figa sta missione, Perché mo ho fatto tutte missioncine piccoline. Questa invece è stata abbastanza figa. Infatti io vi giuro giocherei ancora. Però no, ci vediamo alla prossima, ragazzuoli. Io vi porto da Okami Gu, che sta portando Pokémon. Se potete, supportate il raid. Niente raga, grazie mille per la compagnia. E ci vediamo lunedì, martedì, mercoledì, sempre dalle 11 alle 13. Ok? Alla prossima raga. Un bacione, buon pomeriggio. Ah no, sbagliato. Supportate il raid se potete raga. Scusate se sto rincoglionita.